si fa concreta l'ipotesi della cittadella della sicurezza nella ex caserma Giulio Cesare di Rimini. L'iter prosegue e il demanio è al lavoro. Covid in provincia, appena 27 casi e nessuna vittima oggi. In Emilia-Romagna i ricoveri scendono sotto quota 1000. Scontro acceso a Riccione sullo stadio del nuoto, comune polisportiva si rimpallano le responsabilità, si va verso il recesso della convenzione? Presentato a Rimini il nuovo servizio di motorini condivisi, la Riviera, spiega l'assessore Corsini, punta a diventare elettrica anche in chiave turistica. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TG. Ormai sembra quasi certo che la cittadella della sicurezza di Rimini troverà spazio nell'area dell'ex caserma Giulio Cesare. Ieri sera in consiglio comunale l'assessore Sade Golvada ha aggiornato sull'iter che di fatto è già partito. Vediamo. Novità sulla cittadella della sicurezza che dovrebbe trovare sede nella ex caserma Giulio Cesare. A darne notizia l'assessore alla sicurezza Sade Golvada in risposta a un'interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Marcello, che già nel 2019 aveva indicato l'area come la più idonea, nonostante l'amministrazione puntasse ancora all'epoca allo stabile di via Ugo Bassi. La ex caserma si estende su 70.000 metri quadrati e si affaccia sulla via Flaminia. Dovrebbe ospitare Polizia di Stato, Guardia di Finanza e anche la sede istituzionale della prefettura. I tempi per concretizzare il progetto sono però legati anche alla Dunata Nazionale degli Alpini, prevista nel 2022 a Rimini, che farà base proprio nella ex caserma. Una volta retrocessa la struttura, l'Agenzia del Demanio partirà attivando un concorso di progettazione sulla piattaforma dell'Ordine degli Architetti che garantisce, io credo, risultati eccellenti a costi contenuti, avvalendosi altresì del supporto dei nostri uffici comunali e degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti. Sia la Guardia di Finanza sia il Servizio Tecnico Logistico della Polizia di Stato di Milano hanno predisposto un quadro esigenziale di massima che è stato sottoposto all'Agenzia del Demanio, mentre la Prefettura di Rimini, dietro autorizzazione del Ministero dell'Interno, ha formalizzato l'interesse alla realizzazione della propria sede istituzionale nell'area in oggetto. Le esigenze rappresentate dal Ministero dell'Interno e Guardia di Finanza andranno a confluire in un master plan concordato fra tutti i futuri fruitori per un'equa e razionale suddivisione degli spazi. Legare la consegna della caserma al raduno degli Alpini, appunto, vuol dire che le cose comunque rimarranno ferme fino allo svolgimento del raduno nazionale degli Alpini, a meno che non si imponga al demanio di procedere ugualmente nella progettazione per accelerare al massimo la progettazione appunto dell'immobile. Ovviamente io sarei contento che fosse fatta prima che dopo, ma sono contento, diciamo, che si vada nella direzione della città della sicurezza in quella struttura. Parliamo anche di Covid, casi ancora molto contenuti nel riminese oggi, è un traguardo importante raggiunto in regione. Dopo mesi infatti i pazienti ricoverati sono scesi sotto quota 1000. Oggi a Rimini nuovi casi di coronavirus tornano di nuovo a scendere, sono 27, la metà di ieri, solo 9 i sintomatici, non è stato comunicato nessun decesso, 412 i nuovi contagiati in Emilia-Romagna su un totale di 21.799 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, l'indice di positività è dell'1,8%, in calo. Nessun capoluogo oggi sopra quota 100 contagi, in testa c'è Bologna con 93. L'intera Romagna totalizza 101 positivi. Le nuove guarigioni sono 903, i casi attivi scendono a 21.208, meno 498 rispetto a ieri. La percentuale di quelli in isolamento domiciliare sale così al 95,4%. I 7 decessi comunicati oggi in regione riguardano tutti la provincia di Bologna. Le età vanno dai 56 ai 93 anni. Continuano a diminuire in maniera progressiva i ricoveri, che per numero totale scendono sotto quota 1000. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 127, meno 10 rispetto a ieri. Rimini è sempre stabile a 10, 851 quelli negli altri reparti Covid, meno 36.
Uno scontro sempre più acceso tra Comune di Riccione e Polisportiva Comunale. L'amministrazione in una nota oggi ha fatto sapere che la Polisportiva ha comunicato la volontà di valutare il recesso dalla convenzione di gestione dello Stadio del Nuoto a fronte del pagamento di 2 milioni e mezzo di euro, richiesta che il Comune definisce irricevibile, così come quella di una revisione delle condizioni dell'accordo in corso con la ridefinizione dei progetti per scuola, terza età e disabili e 80.000 euro annui in più di contributi. Secondo il Comune, l'unica ipotesi percorribile è accettare la volontà della Polisportiva di uscire dalla gestione della piscina. Ma la Polisportiva è di diverso avviso e parla di una totale chiusura al dialogo da parte dell'amministrazione, invitata inutilmente a sedere ad un tavolo congiunto. L'obiettivo primario sarebbe appunto quello di rivedere le condizioni economico-finanziarie alla luce degli effetti della pandemia e, spiega la Polisportiva, come previsto dalla legge. I 2 milioni e mezzo, si legge ancora, sarebbero invece il costo per la collettività in caso di recesso causato dalla campagna del Comune contro la Polisportiva e comprendono, si legge ancora nella nota, il rimborso delle opere realizzate e degli oneri accessori. Nella ex sede della provincia di Rimini nasce il Palazzo delle Professioni, che accoglie 4 ordini e oltre 2.500 iscritti. Vediamo. Architetti, geometri, ingegneri e periti industriali insieme in un unico grande spazio. Dopo 2 anni dalla sua costituzione, la Fondazione Rete delle Professioni Tecniche avrà una sede comune. Con la firma dell'accordo tra i presidenti degli ordini professionali Roberto Ricci, architetti, Massimo Giorgetti, geometri, Andrea Barocci, ingegneri, Davide Del Bianco, periti industriali e il presidente della provincia Riviero Santi, oggi sono state consegnate le chiavi del primo piano della sede di Corso d'Augusto della provincia di Rimini. Presenti alla firma anche Mirko Muratori, vicepresidente della provincia, e il sindaco Gnassi. Il Palazzo delle Professioni, che sarà inaugurato a breve, si svilupperà su oltre 1000 metri quadri e avrà al suo interno diverse sale e spazi comuni da dedicare a corsi di aggiornamento, aule informatiche e co-working. Una filiale che fungerà anche da sale eventi sarà situata invece all'ex sede Geometri. L'idea, spiegano i protagonisti, è stata quella di creare una struttura trasversale centrale al servizio sia dei professionisti che dei cittadini. Un vero e proprio passo in avanti che garantirà vantaggi organizzativi agli iscritti agli ordini e risposte più veloci agli utenti. Verrà istituito uno sportello gratuito per consulenza ai cittadini, quindi su tutti quelli che sono i temi chiaramente legati alle materie dei vari ordini professionali che faranno parte appunto di questo palazzo. Ci lega anche quella che è la formazione professionale, perché un professionista informato, chiaramente formato, rende una professionalità più importante per il cittadino. Nell'ambito dei controlli sul trasporto ittico, la Capitaneria di Porto di Rimini questa mattina ha sequestrato 50 kg di pesce fresco all'interno di un furgone refrigerato che era diretto a Milano. L'ispezione è avvenuta nelle vicinanze del mercato coperto. Il prodotto era sprovvisto della necessaria tracciabilità. I militari hanno anche levato un verbale da 1.500 euro al trasportatore di una ditta di Milano. Il pesce, ritenuto comunque idoneo al consumo, è stato donato alla Caritas di Rimini. Da questa estate, dopo bici e monopattini, Rimini potrà contare anche su una flotta di scooter elettrici per offrire un servizio di mobilità condivisa. Oggi la presentazione ufficiale dei nuovi mezzi, con l'obiettivo di arrivare ad una riviera completamente elettrica. E Rimini, la prima città dell'Emilia-Romagna che sperimenterà lo scooter sharing. A fornire il servizio, attivo fino a novembre e aperto a tutti i maggiorenni patentati, saranno B-Charge, società che già si occupa delle 84 strutture di ricarica per veicoli elettrici in città, e Mimoto, che metterà a disposizione 50 motorini completamente elettrici e omologati per 2 persone. Semplice l'utilizzo. Con un'app geolocalizzata trovo lo scooter più vicino, lo prenoto all'interno del bauletto, questo è importante, troverò già 2 caschi di misura diversa con cuffietta igienica e uno spray igienizzante per garantire la sanificazione, raggiungo la destinazione desiderata e lascio lo scooter ovunque posso, ovviamente in base al codice della strada, quindi garantiamo il cosiddetto flusso libero, free floating, quindi lo prendo e lo lascio dove voglio. La presentazione del servizio è stata anche per gli amministratori locali l'occasione per ribadire l'obiettivo di una riviera interamente elettrica, con ricadute positive sia sull'ambiente che sul turismo.
Un sogno che si può concretizzare, cioè quello di rendere i 130 km di costa fra i lidi di Comacchio e Cattolica una riviera mobile, una riviera sostenibile. Sarebbe naturalmente un elemento che darebbe forza non solo al tema della sostenibilità ambientale, quindi un contributo importante alla qualità dell'aria, ma anche un elemento di forte innovazione del prodotto turistico, perché sappiamo che i grandi paesi del nord Europa sono molto sensibili a questi temi e diciamo orientano la propria scelta di vacanza anche sulla qualità ambientale delle località turistiche. Oggi il mondo è molto sharing e condivisione. Arrivo in un posto, prendo un mezzo elettrico, un monopattino, giro con la mia bicicletta, salgo sul metromare, ho un abbonamento annuale magari per i mezzi elettrici. Ecco che così le città migliorano, non c'è più PM10, questi sono tutti mezzi elettrici. L'idea è arrivare in luoghi di attestamento, alla fiera, all'aeroporto, lungo la parallela del lungomare pedonalizzato, intorno al centro storico, e trovare dei mezzi che puoi acquistare col telefonino e girare e vivere la città in modo anche migliore, sentirla. In occasione del 700° della morte di Dante, l'Istituto Comprensivo Zavalloni di Riccione ha organizzato una mostra al Palazzo del Turismo con i lavori artistici realizzati dai ragazzi dei plessi Alghero e Ionio. Ieri l'inaugurazione è stata animata dagli studenti con balletti e letture tratte dalla Divina Commedia. Sarà possibile visitare l'esposizione fino a domani. Dopo 700 anni Dante ha ancora tanto da dire, lo dimostrano le opere artistiche realizzate dai ragazzi dell'IC Zavalloni di Riccione fino a domani in mostra grazie al patrocinio del comune al piano terra del Palazzo del Turismo. Gli studenti hanno declinato i gironi danteschi in graffiti super colorati, vignette satiriche, collage, pitture in bianco e nero molto suggestive. La mostra si intitola "E quindi uscimmo a rivedere le stelle" ed è, come si capisce, si evince chiaramente dal titolo, un messaggio di speranza e dopo il periodo che abbiamo trascorso, da cui fortunatamente sembra che stiamo uscendo. E quello che hanno voluto rappresentare i ragazzi è proprio il momento in cui Dante, dopo aver fatto un percorso nell'oscurità, nella disperazione, nel dolore, nelle miserie umane dell'inferno, finalmente rivede il cielo e rivede le stelle. Hanno davvero voluto ricercare l'attualità in Dante, per cui cosa ancora il sommo poeta ha da dirci? Hanno tirato fuori dei significati davvero belli e profondi. Hanno riempito i gironi dell'inferno con vari peccatori molto attuali e questo ci dice che i ragazzi comunque sono molto calati nella realtà di oggi e vivono sulla loro pelle un disagio anche legato ai nostri tempi e che ha varie sfaccettature. All'inaugurazione della mostra i panni di Dante sono stati indossati dal professor Angelo Chiaretti, grande studioso del sommo poeta. Sul palco, attraverso la musica e il ballo, i ragazzi hanno voluto anche raccontare come il peccato dell'ignavia, fortemente condannato nella Divina Commedia, possa essere ancora tristemente molto attuale. Io spiego sempre ai ragazzi che oltre ad essere un poeta era un feditore a cavallo. Lui era un soldato, era in prima linea, amava le persone che avevano coraggio, che mostravano coraggio. Il messaggio è proprio quello di non voltarsi, di non chiudere gli occhi davanti alle cose brutte, come potrebbe essere un atto di bullismo. Quindi non diventare complici e non fare finta di niente, non essere ignavi. Il brano più famoso dedicato a Rimini torna dopo 36 anni in una reinterpretazione in chiave rap e hip hop. È uscita sulle piattaforme online infatti la nuova versione del brano di Lu Colombo che spopolò nel 1985, realizzato dalla stessa artista insieme a tre rapper riminesi su idea di Max Monti e Claudio Coveri. Questa mattina la presentazione sulla terrazza del Nettuno a Rimini. Sono sopravvissuta a questi tropici, da turista mi ritrovo persa di un amore italiano. Casa mia. Una veste nuova per la canzone che raccontava di una donna che dopo aver viaggiato per paesi esotici e tropicali trova la sua Africa a Rimini, la meta del turismo popolare per eccellenza. Lu Colombo, insieme a Fadamat, Ward e Callaman, presenta la nuova versione di Rimini Ouagadougou con un nuovo arrangiamento e nuove parti di testo nell'ottica della Rimini attuale. Persi una soluzione, qua si cambia come la stagione. Mi hanno fatto sentire
e mi sono piaciuti perché sono testi attuali che raccontano la situazione di qua, ma anche la situazione in generale, molto diversa da quella che era negli anni Ottanta. E quindi attualizzavano molto il pezzo e mi è piaciuto come cantano e quindi ho aderito e poi mi sono messa a casa a cantare e abbiamo fatto questa cosa. Parallelo 4-4 meridiano 12, lungo mare come i tropici, strade con i propri codici. Proprio noi che abbiamo dato vita a più di 1000 club, Rimini come Ouagadougou, 24-7 loop. Nell'85 Lu Colombo, già nota per il successo di Maracaibo con Rimini Ouagadougou, vinse il Festival di Saint Vincent. Dopo una lunga assenza dalle scene è tornata negli anni 2000 con suoni più acustici e swing. È appena uscito il suo ultimo lavoro, l'EP Danza. Rimini, mi sembra la... Il progetto è di chiaramente presentare questo disco che adesso è uscito e sta andando un po' dappertutto e quindi lavorare su questo e poi con i ragazzi eventualmente fare altre collaborazioni se capita, mi farebbe piacere. Il mare, finalmente la luce, no? Perché siamo stati molto in casa, un po' troppo, quindi sono molto contenta di, diciamo, ricominciare a vivere in questa situazione. Sull'Adriatico. Casa mia. Veramente dovrei dire casa tua. No, casa tua. Grande ricchezza di appuntamenti ecclesiali nel fine settimana che Icaro TV seguirà in diretta. Partiamo domani alle 9.30 con la presentazione del 17° rapporto della povertà della Caritas diocesana che si svolgerà in Sala Manzoni a Rimini. In serata alle 21.15 vivremo in diretta insieme all'Azione Cattolica Diocesana un momento di preghiera al Santuario della Madonna di Saiano presieduto dal Vescovo. Domenica pomeriggio sarà trasmessa dalle 17.30 la messa di ordinazione sacerdotale di Don Alessandro Pironi. 30 anni, Alessandro è cresciuto con la sua famiglia nella parrocchia di San Martino di Bordonchio, dove ha partecipato ai gruppi di Azione Cattolica, ha frequentato l'ITIS, dove è cresciuta la sua passione per l'informatica, che lo ha portato ad iscriversi a Ingegneria Informatica, facoltà che ha poi abbandonato con l'ingresso in seminario. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ricordo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.